autorità locali. Il sindaco di Genova avrà anche scritto una lettera di apertura e collaborazione a Silvio Berlusconi, che come possibile premier si era preoccupato dell'organizzazione della sicurezza per il G8. Ma adesso la sua giunta comunale è pronta a prendere parte a un forum internazionale che col G8 di certo non si pone in sintonia, tutt'altro. L'assessore Claudio Basso sta per volare a Porto Alegre, delegato dalla giunta, insieme ad altri due consiglieri comunali, Ferretti di Rifondazione e Barchi della lista Sansa, per solidarizzare con le organizzazioni non governative con un modello alternativo di sviluppo economico rispetto a quello dei grandi della terra. Il meeting dal 25 al 30 gennaio si pone infatti come contraltare al contemporaneo forum economico di Davos in Svizzera e quindi di fatto anche come contraltare al vertice del luglio prossimo che proprio Genova ospiterà. Nei confronti di questa iniziativa, dicevo, ci sono diversi livelli di critica e di contestazione. Noi apparteniamo a coloro che accettando la riunione del G8 a Genova, certamente sui temi che verranno discussi vogliamo anche portare la voce di chi non ha voce o da chi si sente escluso da questo nuovo ordinamento economico mondiale. Cioè, a che livello di critica si pone allora il Comune di Genova? Certamente a livello di poter rappresentare, ad esempio anche attraverso la formulazione di un documento che presumibilmente verrà approvato a Porto Alegre, una agenda dei lavori. Il Comune comincia dunque ad ammettere un certo livello di criticità nei confronti del G8, ma questo atteggiamento e posizione non rischia di aprire rapporti ai manifestanti e a creare dei problemi di sicurezza non facilmente gestibili? Ma indubbiamente può esserci il rischio di una situazione che può diventare difficilmente gestibile. Certamente ci saranno anche delle responsabilità per chi è preposto alla sicurezza dello svolgimento dell'incontro.